Nessuna fortuna per l'elezione del presidente delle ex province siciliane, e tra queste anche quella di Viale del Fante a Ragusa, commissariata da circa 10 anni. Voto fissato al 22 gennaio, ma rinviato a data da destinarsi a furor d'aula anche per il fuoco amico contro il governo Musumeci, e le opposizioni si scatenano fino a richiedere ufficialmente le dimissioni da parte del deputato e segretario del PD, Anthony Barbagallo. Si corre e si frena dunque all'Ars sul tema caldo delle elezioni delle ex province, le quali, ormai vicinissime, saltano con rinvio e buona pace da parte della maggioranza che sostiene il presidente Nello Musumeci. Maggioranza sfrangiata ancora una volta anche su questo tema. Sull'emendamento firmato dalla pentastellata Giannina Ciancio, che chiede il rinvio, prolunga le cariche commissariali e da poteri di gestione alle assemblee dei sindaci. L'assemblea regionale siciliana, presieduta da Gianfranco Micichè, ha comunque votato a favore sul rinvio delle elezioni degli organi degli enti di area vasta, approvato dalla commissione parlamentare affari istituzionali e passato al vaglio del Parlamento regionale per decidere di spostare le consultazioni. Stiamo parlando quindi delle elezioni di secondo livello per la nomina dei presidenti e consigli delle ex province in Sicilia. In aula si è discusso sull'opportunità di un nuovo intervento legislativo con l'idea di un ritorno alle elezioni dirette, con la possibilità quindi per i cittadini di affidare il mandato ai propri rappresentanti in via diretta. La necessità ormai improrogabile, ha dichiarato Marianna Caronia, deputata leghista, di approvare una legge elettorale per le ex province e di ridare a questi organi piena rappresentatività democratica e capacità operativa, è una grande occasione per un percorso democratico. La deputata leghista ha poi aggiunto: la sentenza della Corte Costituzionale su questi enti locali ha di fatto rimesso nelle mani della politica la possibilità di fare scelte importanti invece di correre a un voto frettoloso e azzoppato a gennaio. Mi farò quindi promotrice su una legge che si basi su 3 punti cardine: l'elezione da parte dei cittadini sia del presidente della provincia sia del consiglio, riduzione del numero dei consiglieri rispetto al passato e soprattutto introduzione della doppia preferenza di genere, in modo che anche in questi organi si possa lavorare con l'obiettivo della parità di rappresentanza per entrambi i generi.